Non c'è gesto d'amore più bello di quello che Walter Nude ha fatto per sua moglie. Lui non poteva darle quello che voleva e così ha deciso bene di allontanarsi da lei e lasciarla libera di scegliere e volare via. A quanto pare, però, Céline Mambour non è volata poi così lontana visto che continua a pensare a lui e ha usato Instagram per condividere uno dei momenti più belli della loro vita insieme, quasi a voler rimanere ancorata a tutto quello senza guardarsi avanti. La cosa più curiosa non è tanto il messaggio che ieri sera è stato mostrato anche allo stesso Walter Nude quanto quello che la donna ha poi detto nei commenti a tutti quelli che si dicevano dispiaciuti che il loro rapporto fosse finito nonostante l'amore che entrambi provano ancora. La Mambour ha risposto: "Non ci siamo mai persi. Il pubblico si è appassionato a questa storia e adesso chiede a gran voce proprio un incontro tra i due nella finalissima del Grande Fratello VIP. Se mai l'attore ci arriverà o ancora prima, magari nella prossima puntata. Tanto amore ma Walter Nude ha chiuso il suo matrimonio lo scorso anno. Céline Mambour è stata la sua sposa, incontrata nel 2009 nell'autodromo di Mugello. I due innamorati in poco tempo sono convolati a nozze e hanno celebrato il matrimonio anche a Las Vegas. È stata l'unica donna a cui ho avuto il coraggio di chiederle la mano. Sono solo 10 mesi che i due sono separati e Walter Nude porta ancora le cicatrici. Ci siamo lasciati tante volte, io non riesco più a fare l'amore con nessun'altra". Il concorrente pare visibilmente provato e ancora innamorato. Sia Ilary Blasi che Alfonso Signorini cercano di capire il motivo per cui il grande meditatore non possa dare alla sua relazione, al suo matrimonio, una nuova possibilità. "Non riuscivo a darle un figlio". Qualche giorno fa, l'ex moglie ha pubblicato su Instagram una fotografia in compagnia di Walter Nude, scattata a Santa Monica. Nella descrizione della fotografia lei scrive: "THDOCTVB". Il concorrente spiega al Grande Fratello il significato di quelle lettere: "Quando la regalai il primo anello le ho detto ti ho detto oggi che ti voglio bene?". Ai consigli della presentatrice, di tentare di riunirsi a questo amore, Nude risponde: "Ci abbiamo provato tante volte e ci siamo lasciati tante volte. C'era un problema di base, non riuscivo a darle quello che si meritava. Non riuscivo a darle una famiglia, un figlio. Spero davvero possa incontrare qualcuno che possa darle questo dono". Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.